Dopo la pausa del campionato di Serie D per la Pasqua, riprende domenica pomeriggio il torneo con il Viareggio che, dopo il buon pareggio con la capolista pianese per 2-2, è atteso alla trasferta sul campo del Gavorrano alle 15, privo degli squalificati Udo e Zaccagnini, degli infortunati Somme e Mattei e con alcuni elementi come Belluomini, Gai e Chielini che non sono in buone condizioni. Le zebre sono obbligate a muovere la classifica per cercare i punti per poter disputare i play. Out. Attenzione anche alla partita Scandicci-Montevarchi con i primi che potrebbero essere gli avversari proprio dei play-out. Il Seravezza Pozzi senza il capitano Granaiola squalificato va agli Oliveti ospite della Massese, ormai retrocessa, che non ha però più nulla da dire ma che sta dando davvero tutto in questa fase del campionato. I verdoazzurri cercano la conferma per disputare i play-off. Radio Mercato parla di un possibile divorzio a fine stagione tra l'allenatore Walter Vangioni e la società. Tra i suoi possibili sostituti circolano i nomi di Luigi Pagliuca, ex tecnico del Viareggio, e Roberto Malotti, allenatore del San Donato Tavarnelle. Il Real Forte Quercita si è complicato le cose con la sconfitta sul campo della Sina Lunghese, che adesso costringe i ragazzi di Marco Brachi a dover evitare passi falsi contro il Ponzacco, che è sempre in corsa per la prima posizione essendo a sole tre lunghezze dalla Pianese. E dunque al Necchi Balloni c'è una partita davvero delicatissima. Il Giviborg è in trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, che ha un punto in più dei ragazzi di Paolo Poli. Dopo il successo per 3-0 sulla Massese, la squadra cerca i punti per poter conquistare i playoff. Quindi sono due partite importanti, quella di domenica e la prossima proprio per il Giviborgo.